Buongiorno e buona domenica a tutti gli spettatori da Paolo Bellucci al Montefiore di Rocca Priora. I padroni di casa, ottavi in classifica con 12 punti, provano ad agguantare gli ospiti della Nitrella, sesti in classifica con 15 punti. La Nitrella si schiera con Giustini, Di Folco, Caldaroli, Cancelli, Dragonetti, Pagnani, Antonellis Luca, Antonellis Diego, Gigli, Mastroianni e Reali. A disposizione del tecnico Terzigni, Conti, Belli, Cinelli, De Carolis, De Bianchi, Vona, Verrecchia, Coratti e Antonelli. Per il Rocca Priora, De Bernardo, Rosi, Graziani, Lunardini, Rosi, Verolini, Ponzo, Trinca, Alauca, Bacchi, Daniel e Nuzzi. A disposizione del tecnico Lunardini, Valente, Pompili, Cecchetti, Fortini, De Paolis, Franchi, Testa, Pieragostini e Sabelli. Dirige la gara il signor Di Ronza della sezione di Formia, assistenti Angelico, sezione di Aprilia e Mi della sezione di Aprilia. Rosi scivola Mastroianni. Rosi, bella la palla per l'inserimento di Bacchi che sbaglia, però il controllo poi termina a terra. Bacchi che si lamenta per l'intervento di Dragonetti, che oltre al pallone sembra aver toccato anche la gamba. Lancio di Dragonetti per lo scatto di Gigli, vediamo, sembra essere in posizione regolare per il quadriline. Sì, Gigli entra all'interno dell'area di rigore, le finte, se ne va al suo diretto avversario. Gigli sul secondo palo, salva Graziani, prima occasione dell'incontro per la Nitrella. Il contromovimento di Alauca, Trinca, proprio Alauca colpisce di testa dopo un ottimo movimento di Folco. Col destro colpisce di testa Rosi Adriano. Caldaroli, Antonellis fa partire il cross col mancino Reali, tutto solo all'interno dell'area di rigore. Segna il gol dell'1-0. Reali lasciato inspiegabilmente solo all'interno dell'area di rigore su questo cross di Antonellis. Sigla il gol dell'1-0 col mancino. Reali quindi sblocca una gara fino ad ora molto equilibrata. Inizio secondo tempo, ricordiamo il risultato 1-0 per la Nitrella, decine un gol di Reali al 45esimo. Alauca, la finta, il cross, interviene Antonellis, poi il tiro di Bacchi, salvataggio praticamente quasi sulla linea. Antonellis, Luca, cerca Gigli, il colpo di testa di Gigli all'indietro per il tiro di Reali che non c'entra lo specchio della porta. Lungo di Giustini, colpo di testa di Verolini, attenzione a Reali che serve Gigli. Gigli sulla sinistra entra all'interno dell'area di rigore, la finta se la porta sul destro, tiro De Bernardo, para e fallisce un gol clamoroso il numero 7 della Nitrella, Antonellis Luca. Un lungo, attenzione qui Verolini regala il pallone a Gigli che se ne va con un grande controllo. Gigli poi se ne va anche a Verolini, che azione di Gigli, alza il pallone, non ci arriva De Carolis. Sul secondo palo Cinelli, proprio per De Carolis, tiro alto. Trinca per Fortini, che ora si è spostato sul versante di destra. Rientra sul sinistro, il cross troppo basso, respinge però in zona centrale Cecchetti col sinistro! A un passo dal gol Cecchetti del calcio di punizione, Pagnani. Cerca Dragonetti sul secondo palo, Dragonetti la mette a terra, fa partire il cross Gigli di testa per il tiro di Antonellis. Termina la gara dopo 4 minuti di recupero, fa festa la Nitrella che trova 3 punti preziosi sul campo del Rocca Priora e si porta a 18 punti, quarto risultato utile consecutivo per la squadra allenata da Terzigni, seconda sconfitta consecutiva per il Rocca Priora, decide un gol di Reali al 45esimo del primo tempo. Sui nostri schermi Natale Giovannetti, direttore generale del Rocca Priora. Rocca Priora sconfitto quest'oggi in casa contro la Nitrella. Una gara equilibrata, Natale, una sconfitta che fa male. Una sconfitta che fa male. Innanzitutto faccio i complimenti alla Nitrella per la gara che ha svolto. Noi oggi non è che eravamo tanto messi bene,
c'è stata poca cattiveria. Però devo recriminare su un calcio di rigore al primo tempo, nettissimo. Mi sono arrabbiato tantissimo perché noi siamo una società, lo sapete, il primo anno ci vogliamo salvare, ma ci vogliamo salvare per meriti nostri e non vogliamo favori da nessuno, nemmeno dagli arbitri. Però questi sono calci di rigore che possono anche rivederlo sulle immagini, ci abbiamo la cronaca, quindi cioè, se noi dobbiamo fare un campionato che ci devono fare perdere le partite, non va bene, i torti non vanno bene. Sì, un calcio di rigore che ha sembrato piuttosto netto per fallo su Bacchi nel primo tempo. Natale, ora è importante subito ripartire sin dalla prossima. Comunque, prima di queste due sconfitte, 5 risultati utili consecutivi in campionato, quindi avete dimostrato di esserci fino ad ora. Noi stiamo bene, anche se oggi, come ripeto, siamo stati un po' sottotono, però noi siamo convinti con il nostro mister che ci salveremo perché faremo un campionato anche da protagonisti. Grazie a Natale Giovannetti, in bocca al lupo. Crepi.